Una sorta di polo logistico e commerciale da realizzare dopo l'abbattimento del ferro di cavallo a Pescara. Il Comitato per una nuova Arancitelli ieri, in una ennesima assemblea nella Chiesa degli Angeli Custodi, hanno affrontato quelle che definiscono criticità nella questione del ferro di cavallo, riflettere sulle osservazioni e ribadire la raccolta di firme. Francesca Di Credico, presidente del Comitato per una nuova Arancitelli, ha le idee ben chiare sul futuro. Noi è un mese che ci riuniamo dopo che abbiamo esaminato per la prima volta il progetto dell'ATER per la ricostruzione del ferro di cavallo e abbiamo ipotizzato insieme ai residenti del quartiere la possibilità di cambiare la destinazione d'uso da destinazione residenziale a destinazione per servizi e commerciale. Quindi praticamente che cosa si andrebbe a realizzare? Si andrebbe a realizzare una struttura che poi l'ATER stessa va ad affittare per attività commerciali, ma noi preferiremmo per servizi, quindi che sia un polo distaccato dell'università, che siano gli stessi uffici dell'ATER, anche perché noi ragionavamo in questi termini: l'ATER paga l'affitto? Sì. La biblioteca di Giampaolo paga l'affitto? Sì. Allora è l'ATER stessa che affitta sempre all'ente pubblico, e però verrebbe qualcosa in quel posto del quartiere che va a qualificare la zona e non lascia il quartiere un quartiere dormitorio. Tanto che c'è una particolarità. Arancitelli, Villa del Fuoco, è l'unico quartiere che ha un'insegna all'ingresso e alla fine del quartiere. Nessun altro quartiere di questa città ce l'ha. Ed è una scelta ben precisa, perché come se fosse questo quartiere una cosa altra rispetto alla città. Ma non è così, lo sappiamo benissimo. Quindi è chiaro che se qui non c'è niente, perché sì, possiamo parlare della strada pendolo, la Tiburtina che è piena di attività commerciali, ma tutto il resto del quartiere non ha nulla. Quindi c'è bisogno e lo chiediamo da anni. C'è tempo per presentare le osservazioni al progetto fino all'8 luglio, ma il comitato comunque darà battaglia. Dopodiché vediamo, perché comunque saranno esaminate le osservazioni, dovranno essere discusse e votate in consiglio comunale. Chiaramente su questo abbiamo chiesto sostegno alle forze di minoranza e vediamo cosa succederà, perché qualora dovesse essere approvata anche una sola delle osservazioni si torna indietro, quindi si ritorna all'inizio, riparte il periodo per le osservazioni, rinizia tutto da capo. Qualora dovessero essere rifiutate tutte quante, valuteremo il da farsi.